Bentornati nella cucina di Monica. Questa sera prepareremo insieme le zeppole di San Giuseppe. Per fare questo dolce buonissimo ci vogliono. Allora, per l'impasto della zeppola ci occorreranno 250 g di farina, 4 uova intere, 250 g di acqua, 50 g di burro, un pizzico di sale, una bustina di vanillina e l'olio per friggere. Per la crema invece avremo bisogno di 500 g di latte, 90 g di farina, 120 g di zucchero semolato, un uovo intero e due tuorli, buccia d'arancia e limone e per la guarnizione avremo bisogno delle amarele e dello zucchero a dente. Come prima cosa andremo a mettere il latte in un pentolino. Aggiungeremo la buccia di limone e la buccia d'arancia, ecco qui. Nel frattempo che il nostro latte inizia a bollire, qui prepariamo gli altri ingredienti. Mettiamo le uova, lo zucchero e la farina. E andremo a girarle energicamente così. Una volta che il latte è pronto, andremo a spegnere e andremo a togliere le nostre bucce che abbiamo messo all'interno. Ecco qui. Andremo a mettere a versare tutto qua dentro. Pian piano, girando sempre energicamente da non far formare i remi. Il composto pian piano adesso si addenserà. Vedete che i grumi non si stanno formando? Faremo questo procedimento fino a quando la nostra crema non sarà del tutto densa. Una volta che la crema sarà pronta, eccola qui, noi andremo a preparare l'impasto per le zeppoline. Allora, accendiamo il gas, versiamo all'interno l'acqua, il burro, facciamo sciogliere un attimino. Adesso aggiungiamo la vanillina e il pizzico di sale. Il nostro burro si è sciolto, quindi andremo ad immergere dentro tutto d'un colpo la farina. Ecco qui. Adesso qui è il lavoro, si deve girare energicamente finché non si forma un panetto che si stacca lateralmente dal fondo. Adesso continueremo a girare sempre energicamente finché il nostro composto, vedete, non si staccherà tutto quanto dalla pendola. Dovrà formarsi questa crosticina giù. Una volta che si è formata, significa che il composto è pronto. Ecco qui, adesso lo andremo a versare in una ciotola. Questo qua si dovrà raffreddare e poi una alla volta aggiungeremo le uova. Se non si raffredda per bene il composto, le nostre zeppoline non cresceranno. Una volta che il nostro impasto si sarà raffreddato, andremo ad aggiungere le uova. Mi raccomando, un poco alla volta. Una volta che si inizia a assorbire una, aggiungiamo l'altra. Sembrerà difficile fare l'impasto, ma non vi preoccupate, che piano piano si ammorbidisce. Questo lo potete fare anche con una planetaria, con un robot da cucina. Io adesso lo sto facendo vedere come si fa a mano. Man mano che l'uovo viene assorbito dall'impasto, ne andiamo ad aggiungere un altro, sempre gradualmente, vi raccomando, un poco alla volta. Una volta che il nostro composto sarà pronto, ecco qui, così dovrà apparire al nostro sguardo. Questa è la consistenza. Abbiamo preparato già una sac à poche
prendiamo un cucchiaio e andiamo a metterlo dentro, così in questo modo. Nel frattempo ho preparato già la carta forno, perché queste qui verranno messe sulla carta forno e poi buttate nell'olio bollente. E una, ne potete fare della misura che più vi piace a voi. Anche perché nell'olio bollente queste tenderanno a crescere, quindi potete fare dei mignon, le potete fare più grandi. Dopo andremo a tagliare i pezzettini di carta forno e li immergeremo nell'olio. Si staccheranno tranquillamente. Una volta che avremo fatto le nostre ciambelline, eccole qui, li andremo a friggere. La carta forno verrà via da sola, si staccherà. Ecco qua, adesso inizieranno a gonfiarsi. Ecco qua, le giriamo. Facciamole cuocere ben bene, si devono dorare da un lato e dall'altro, eh? Giriamole di tanto in tanto. Ecco come si sono fatte belle gonfie, le vedete? Eccole qui, una volta che avranno raggiunto la giusta doratura da un lato e dall'altro, le andremo a togliere. Una volta che le nostre zeccoline saranno cotte, le andremo a tagliare in questo modo. C'è anche chi non le taglia, che mette la crema solo su. Ecco, così dovranno venire. Le avremo finite di tagliare tutte quante, andremo a mettere la crema pasticcera che abbiamo fatto prima. Facciamo in questo modo. Ecco qui. Facciamo un ciuffettino sopra. Così. Poi prendiamo la marena, la adagiamo sulla zeppolina e infine mettiamo lo zucchero a velo. Ecco qui, questa è la procedura per la zeppolina di San Giuseppe. Le zeppole di San Giuseppe sono pronte, eccole qui a voi. Se anche questa ricetta vi è piaciuta, vi aspetto alla prossima. Vi raccomando, fatele! Ciao ciao!